Allora abbiamo detto noci, streghe, Halloween, Benevento, Nole, eccetera, esatto. Ma anche zucca di Halloween, esatto, no? Questo... Perché appunto dopodomani c'è la festa di Halloween, che anche noi, ve lo dico già, celebreremo alla nostra maniera. E vi insegniamo a fare questo baulè, guardate che bello, sì. Giallo, bauletto di Halloween. Bello e molto questa morbido. Per la colazione anche a scuola, per i ragazzi, visto che è una festa giovane, no? Esatto, guarda, ho pensato a un pane, dato che siamo tutti un po' presi da tante cose, vogliamo preparare tantissimi cibi, magari, ma utilizzando la zucca, un pane semplice. Che permetta di utilizzarlo appunto da farcire per colazione ma anche per una merenda e accompagnarlo per le nostre la nostra giornata di Halloween. Lo facciamo proprio con la zucca, cioè una quantità di zucca per 500 grammi di farina, mettiamo 300 grammi di zucca. Perfetto. Questa è una zucca cotta al forno, importante cuocerla al forno e non farla bollire, perché al forno, diciamo, e magari la insaporiamo con del rosmarino, dell'olio, del sale, ci aiuta a renderla più asciutta. A seconda della tipologia di zucca che andiamo ad utilizzare, ci sono zucche più asciutte e zucche appunto che hanno più umidità, andiamo a capire quanto liquido, in questo caso il latte, andiamo a mettere. Si può anche fare il pane, in questo caso solo farina e zucca. L'importante però è aggiungere piano piano i liquidi e capire la farina quanto assorbe. Vedi, io inizio con 500 grammi di farina e 300 grammi di zucca al forno. In questo caso la ricetta l'ho già provata ed è collaudata con questa tipologia di zucca. Io vado a mettere 75 grammi di latte, ma a casa ricordiamoci che dobbiamo fare prima questo passaggio di farina e zucca e solo dopo andiamo a mettere il liquido restante, che può essere sostituito con latte, con acqua o con altra zucca, perché no? Basta che raggiungiamo una consistenza giusta. 10 grammi di lievito fresco di birra, anzi 5 grammi di lievito fresco di birra. Dopo andiamo a mettere il miele, che in questo caso con la zucca ci sta molto molto sì, bene. È vero. Esatto. Proprio anche un'assonanza di sapori, oltre che esatto. Di colore, se vuoi. No? Io ne metto 10 grammi, quindi in realtà ci sta anche un bel miele di castagno, no? Perché zucca e castagne stanno anche bene. Zucca, questo sapore, castagne, proprio... noci, adesso è questo il periodo, eh. Noi esatto. Parliamo di cose che, come dire, vivono l'autunno, no? Che esatto. Sono tipicamente autunnali. Sale? Lo andiamo a mettere verso la fine, 10 grammi, e poi a questo punto inizio a impastare con le mani e dopo ti faccio vedere bene, perché alla fine andiamo ad aggiungere poi 15 grammi di burro per dargli ulteriore morbidezza. Io vado a impastare e dopo ti va faccio bene. Vedere il colore. E poi io voglio vedere che bello, questo bauletto esatto. È proprio bello e anche risolutivo anche per la colazione dei bambini o per la merenda di scuola. Reclame e poi andiamo avanti, abbiamo un sacco di cose oggi. E adesso vado a fare il bauletto di zucca per chiudere con una cosa dolce. Sì, è dolce, un bel comfort food, anche questo detto per Halloween, per i bambini che vanno a scuola, no? E che festeggiano Halloween, per la merenda, per la colazione, per quello che volete. Esatto. Allora, come siamo arrivati fin Abbiamo qui? Fatto questo impasto, guarda che bel colore innanzitutto, fatto con 500 grammi di farina tipo zero e 300 grammi di zucca cotta al forno, 5 grammi di lievito fresco di birra, aggiunto ancora 75 ml di latte, qui il latte a casa a seconda della zucca decidiamo, mettiamolo piano piano, 10 grammi di miele, 10 grammi di sale e alla fine un pizzico di burro. Quindi io in questo caso metto 15 grammi di burro, possiamo sostituirlo tranquillamente con l'olio. Tanto stiamo vedendo nel replay quello che tu hai fatto, esatto. Che hai detto a voce. Io mancava solo il burro. Mettiamo adesso il burro, lo facciamo assorbire alla fine, come sto facendo in questo momento, andandolo a piegare su se stesso, 15 grammi sono pochissimi, quindi danno morbidezza, ma in pochissimo tempo noi facciamo assorbire il nostro burro. Lievitazione, un'ora a temperatura ambiente, un pane molto veloce. Esatto. Facile, l'ho fatto proprio apposta per non dare troppo impegno, no? Alle persone che in questi giorni magari devono più impegnarsi sulle maschere magari di Halloween. È giusto, un po' di tutto. Allora, andiamo sul tavolo, spolvero con un leggero velo di farina, prendo il nostro impasto lievitato, guarda che bello qua, e lo vado a dividere, in questo caso utilizzeremo la cassetta, lo vado a dividere in quattro parti, quindi due e due, possiamo andare a volume senza pesarlo. Faccio dei filoncini, vedi che l'impasto adesso ha preso una bella consistenza, ed è bello liscio. Vado a piegarli su se stessi, filoncini. A casa facciamolo riposare una quindicina di minuti, in modo che si rilassino. E poi
Adesso io lo faccio subito, sono semplicemente leggermente più tenaci, ma a casa se li facciamo riposare avremo la possibilità di farli stendere con il mattarello come sto facendo in maniera più facile e più agevole. Li aggiusto leggermente, vado a ripiegare su se stesso, vado a crearmi una chiocciola, faccio gli altri prima con le mani, vedi, col palmo della mano, e poi lo allungo. In questo modo andiamo a riprendere un po' la tecnica dello shokupan, no? Il pane in cassetta giapponese, quello che viene arrotolato e poi viene messo nella cassetta. In questo modo andremo a dare più forza all'impasto e i nostri, diciamo, il nostro pane in cassetta tenderà a essere bello più consistente proprio come struttura. Sì, dalla zucca andiamo in Giappone, poi vabbè, ci sono anche tantissime, la zucca viene utilizzata anche in Giappone, eh? Certo. Allora, qua a questo punto abbiamo fatto i nostri cilindretti, cassetta di legno, di alluminio, 30 centimetri di lunghezza, 12 per 10 questa è, io le do sempre perché poi me le chiedono, certo. Quindi 12 di larghezza, 10 di altezza, vado a metterli semplicemente così, leggermente distanziati. Perché poi si gonfieranno. Assolutamente, esatto. Ce ne stanno 4, eh? Ce ne stanno 4. Questa cassetta per questo quantitativo è perfetto. Deve lievitare fino a quando? Circa 2 ore a temperatura ambiente. Guardate come diventano. Guarda come prendono bella forza, esatto. A questo punto io possiamo utilizzare anche il burro che è già presente nell'impasto, ma io gli do semplicemente una bella spennellata di olio che mi darà un po' di lucidità alla crosta e aiuterà durante la cottura alla crosta a non spaccarsi troppo, ma andrà a lubrificare la crosta e a farla Perse. Venire più alta. Vieni, che oggi Perse ha portato a tutti un sacco di torte. Perse, io ho già preparato una cosa qua da mangiare con la mostarda. 230 sì. gradi per 30 minuti, Anto. E andiamo a prendere... Oh, guarda che bello. Meraviglia. E questo è il primo pezzo del pezzo di oggi, il suo compleanno. No, vabbè. Mostarda di mela mantovana, guarda. Bravo. Che bello. Mostarda di mela mantovana, così, guardate, guarda, che meraviglia. Guarda come sfoglia il pane, guarda. Guarda che bello. E adesso io qua ho preso un po' di roba. Sì, poi voi ci mettete quello che volete. A me piace mangiarlo così, sfogliandolo. Qui abbiamo della crema alle nocciole, del caprino. Ah, facciamo... possiamo stare qui? Allora no, guarda, sono proprio...